E allora, buongiorno a tutti, buon venerdì, il venerdì delle semifinali maschili dell'Australian Open. Prima di parlare di come sono andate, l'invito è come al solito a iscrivervi al canale, lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche e andare sul sito del Fantatennis www.fantatennis.net per scoprire il gioco. Semifinali maschili che dovevano essere a senso unico e sono state a senso unico. Se si esclude un piccolo passaggio a vuoto di Tsitsipas nel terzo set, quando è andato a servire per il match, che ha subito il break, e poi nel tie break, quando ha avuto due set point e non li ha trasformati, e il tutto gli è costato il set. Poi abbiamo visto 6-7 su 7 dominati dai due favoriti che erano appunto Tsitsipas e Djokovic. Tsitsipas, come detto, ha vinto il primo set al tiebreak, dove il buon Khachanov era riuscito ad arrivarci recuperando due break di svantaggio. Tsitsipas era andato due volte in vantaggio di un break, e poi però nel tiebreak è crollato, ha perso il tiebreak, ha perso poi il secondo set subendo un punto da paura nel game che ha portato il break, ha perso il secondo set per 6-4. Ed era praticamente fuori dal torneo perché aveva subito anche un break nel terzo. Tsitsipas è andato a servire per il match, ha incredibilmente subito il break a zero, e questo dimostra che nell'allungarsi della partita il greco un pochino cala, e ha avuto la possibilità di servire per il match. È stato avanti 6-4 nel tiebreak del terzo set, non è riuscito a sfruttare due match point, di cui uno al servizio, e ha perso il set per poi riprendersi e vincere comunque abbastanza comodamente il quarto, dove è andato avanti di un break subito e non ha più concesso occasioni per poter rientrare, per il punteggio totale di 7-6, 6-4, 6-7, 6-3. E Tsitsipas si è qualificato alla finale. Ancora più facile, se mai fosse stato possibile, è stato l'incontro di Novak Djokovic, che sì, è vero, se guardate il punteggio, il primo set è stato equilibrato, è finito 7-5 a favore di Djokovic, però Djokovic era avanti 5-1 con doppio break, e soltanto un calo di concentrazione, un calo di probabilmente anche il sentirsi già in finale ha portato il buon Paul a recuperare sul 5 pari. Poi da lì in poi è stata una mattanza incredibile. 7-5 il primo set, Djokovic, parziale di 7 game a 0 per Novak, che lo ha portato 7-5-5-0, e insomma la partita poi è finita lì, anche perché nel secondo set altri 4 game consecutivi e pietra tombale sulle speranze di Paul di non di qualificarsi, ma anche di fare una partita seria contro Novak Djokovic. E quindi la finale sarà quella che tutti avevamo pronosticato nel momento in cui avevamo visto i quattro semifinalisti, ma anche prima, probabilmente anche già dai quarti la finale era praticamente scontata, come credo che sarà scontato l'esito della finale, nel senso che non voglio peccare di superbia, di voler predire il futuro, ma insomma è abbastanza facile prevedere che la finale la vincerà Novak Djokovic, forse in 3 o forse in 4 set. C'è solo da, secondo me, nella finale degli Australian Open c'è solo da stabilire il punteggio con cui Djokovic vincerà la finale, non il fatto che Djokovic
vincerà la finale perché mi sembra nettamente più in forma di Tsitsipas. Tsitsipas che sta giocando bene, ma che ha dei momenti in cui praticamente Djokovic potrebbe dominare la partita per i cali, per le montagne russe che fa Tsitsipas e a Djokovic. Mentre riesce a recuperare una situazione contro Khachanov, riesce a recuperare una situazione contro Lechka, riesce a recuperare una situazione contro Sinner, e beh, recuperare, riprendere in mano la partita quando te l'ha tolta dalle mani Djokovic, non credo che sia affare per Stefano Tsitsipas, che non brilla di coraggio nei momenti importanti. È vero che ha vinto due Monte Carlo, ma negli Slam, insomma, ha perso una finale sempre con Djokovic a Parigi, andando avanti 2-7-0, e questo dimostra, insomma, che il ragazzo non è abituato a vincere, e questa non abitudine a vincere contro quel mostro di Novak potrebbe essere, e probabilmente lo sarà, un elemento che sposta decisamente tutti gli equilibri a favore del serbo. Un torneo che continuo a dire che è deludente, perché insomma non abbiamo visto dai quarti in poi, non abbiamo praticamente visto una partita lottata, e dovrebbero essere le partite più belle, se considerate il tabellone dai quarti di finale. Insomma, nei quarti ci sono stati un ritiro di quello di Korda, ma stava 2-0 per Khachanov, un 3-0 di Tsitsipas contro Lechka, un 3-0 di Rublev contro Djokovic, e il 3-1 della partita più aperta, quella fra Shelton e Paul. Poi le due semifinali sono state sì in 7-7 anziché in 6, ma insomma un set Khachanov lo ha praticamente trovato per strada. E la finale credo che più o meno si avvarrà della falsa riga di queste partite. Ripeto, mi stupirebbe non che vinca Tsitsipas, ma che Tsitsipas riesca a portare Djokovic al quinto set. Sarebbe già un risultato molto buono per il greco, soprattutto se dovesse non andare avanti come è successo a Parigi 2-7-0, ma i set li dovesse vincere alternati, tipo vincere il primo, perdere il secondo, vincere il terzo, perdere il quarto, oppure viceversa, perdere il primo, vincere il secondo, magari anche vincere il terzo, perdere il quarto e poi andare al quinto. Sarebbe già un risultato. Io non credo che la finale possa essere più di tanto equilibrata rispetto a quello che abbiamo visto nelle semifinali. Torneo, ripeto, che era segnato dall'inizio perché purtroppo Novak Djokovic, in assenza di Federer e Nadal, e Nadal c'era, ma c'era per onor di firma, Federer proprio no, perché si è ritirato. Nadal c'era, ma c'era per onor di firma. Era abbastanza prevedibile che Rafa uscisse entro i primi tre turni del torneo, anche visto gli avversari, perché non solo Djokovic è fortissimo, ma finisce anche sistematicamente nelle parti di tabellone dove di fatto ai primi turni non ha avversari pericolosi, riesce a entrare in partita e poi riesce a entrare nel torneo più che in partita, e poi non ce n'è per nessuno, per gli altri. Bravo lui, però oggettivamente è un torneo in questo momento, a 2 giorni dalla finale, il torneo divertente, il torneo femminile, dove sono successe un paio di sorprese, dove la finale non è quella prevista, dove può vincere una che magari non era tra le pronosticabili. Il torneo maschile sta maledettamente per chi ama lo spettacolo, ovviamente non per i tifosi di Djokovic, ma sta maledettamente andando come da pronostico, ovvero con la vittoria di Djokovic, che sembra, ripeto, abbastanza scontata. Vediamo cosa succede domani, e noi ci rivediamo domani per quanto riguarda la finale femminile, e vediamo cosa succederà domenica mattina per la finale maschile. La finale di uno slam è comunque una partita che ha una certa pressione, che ha
un certo thrilling che potrebbe aiutare Tsitsipas a stare in partita per via dell'adrenalina. Oppure lo potrebbe distruggere, questo lo vedremo domenica, ma ripeto, io non sono, non è che mi importi di chi vinca, cioè per me che vinca Tsitsipas o vinca Djokovic cambia, relativamente poco, vorrei solo vedere una partita, una bella partita equilibrata, magari decisa al quinto set con 4-5 ore di spettacolo, credo che così non sarà. Io vi saluto, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, a lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche, andare sul sito del Fantatennis www.fantatennis.net per scoprire il gioco e la prossima settimana, poi fino a sabato c'è la pausa, ma poi sabato si ricomincia con il dare i pronostici. Venerdì ci sarà, non so, se la diretta oppure il registrato del video del sorteggio del giocatore Jolly. In quel video potrete fare i vostri pronostici per i tornei che iniziano lunedì 6 febbraio. Io, detto questo, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon venerdì. Ci vediamo domani per commentare la finale femminile. Ciao a tutti.